Eccoci qua, allora, come state, come state, come state, come state? Qua è partita la pubblicità, devo spegnerla, non sono tanto bravo, e vabbè, capita, eh? Eccoci qua, abbiamo spento la pubblicità, come va allora, come va? Eccoci qua, come va, brava gente, come va? Volevo piazzare sul prato, vediamo che succede, vediamo se ci riesco, no, mi sa di no, che non regge. Vediamo un po' che dite voi, troppo alto, devo mettere più in pianura, eh? Eccoci qua, siamo sul prato della Basilica Superiore, con la famosa scritta che molti di voi hanno fotografato, il Tau Pax Pace, è quello che un po' desideriamo. Mi metto qui perché sono tornato da Scala. A Scala sono stato anche per un matrimonio, ho benedetto le nozze di Roberto e Carmela, faccio tanti auguri, che si sono sposati oggi. E voilà, come va? Eccoci qua, vediamo se ci riusciamo qui, vediamo se tiene. Boh, sto facendo prove tecniche di trasmissione, mi sa che casca, vediamo un po' se ci riusciamo. Ci riusciranno i nostri eroi? Pare che va, no? Che dite voi da casa, va bene? Che dite voi? Eccoci qua. Tutto a posto, vediamo un po', va bene così? Sto seduto sul prato, eccoci qua stasera. E voi la vedete? Eccoci qua. Vediamo un po' se va, va, che dite? Come state? Brava gente. Ci prepariamo a questa nuova settimana. Facciamo gli auguri anche a tutti coloro che si chiamano Luigi. Vi ricordo che martedì pomeriggio alle 18 sarò al Carlo Felice di Genova, questo grande teatro di Genova. Ci sarà anche l'arcivescovo di Genova Tasca, il sovrintendente dell'orchestra Carlo Felice di Genova, vi aspetto, perché presenteremo dal vivo, in presenza, è la prima che faccio in presenza, un libricino, Francesco e Ribelle, ma so che ce l'avete ormai tutti. E poi a settembre uscirà anche con delle vostre riflessioni anche che mi avete inviato, Se Gesù ritornasse, sottotitolo La domanda al cuore del cristianesimo, io direi al cuore di ciascuno di noi. Vi ho ricordato questo, ma andiamo avanti. Gli auguri a tutti Luigi, li facciamo, sì? Ce ne sono tanti, tantissimi. Poi oggi qui c'era un battesimo del figlio di Luigi, di Gianluigi, no, di Pierluigi, sbagliavo. E andiamo avanti. Matrimonio, battesimo, è la vita, è così, però qui l'ha fatto il cardinal Gambetti, stavamo insieme bene. Allora, avanti fortissimi, ascoltiamo questo Vangelo perché è davvero straordinario, ed è un Vangelo che mi riguarda, ci riguarda, ti riguarda, un Vangelo molto pratico, ma veramente molto, molto interessante. Ma Gesù quando mai non è interessante, Ma ascoltiamo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non giudicate e non sarete giudicati, perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarete misurati. Perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? O come potrai dire al tuo fratello: permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nell'occhio tuo c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello.
ci riguarda da vicino questo Vangelo? Che ne dite? Ci riguarda da vicino sì o no? Io mi sa che ci riguarda molto da vicino, molto da vicino. Questo discorso di Gesù è il discorso della pianura, almeno così ci dicono gli esegeti. Era sceso dal monte Gesù e parla ai discepoli, alla folla, in parabole. La parabola è un racconto semplice con degli esempi per far capire alcune cose che lui vedeva e diceva: non va, non va, non va, non va. Se tu prendi e dai ammazzate un altro e lo azzanni, e tu dentro di te c'hai il marciume, cioè, che gioco giochiamo? Allora partiamo da una consapevolezza davvero interessante che condivido insieme a voi, perché vedete, questo qui c'è il discorso spirituale, ma c'è anche il discorso psicologico. Sapete, in psicologia si parla di, mo dico una parolaccia, di proiezioni, cioè uno che proietta, sapete quando si proiettano i film, dalla pellicola si proietta il film, che significa che io proietto quello che sta sulla pellicola, e a volte il giudizio è così, che noi proiettiamo quello che abbiamo dentro sugli altri, oppure giudichiamo sempre perché non vogliamo guardarci dentro. Allora Gesù dice: ma perché guardi la pagliuzza? La pagliuzza, eccolo qua, guardi la pagliuzza, la pagliuzza, e non ti accorgi della trave che sta dentro. Interessante, guardi la pagliuzza, una cosa così, e non ti accorgi della trave che è dentro. Vedete, io ho scritto una frase nel titoletto perché è verissima: cresce solo colui che è sognato, non colui che ha azzannato. Colui che è sognato, che tu lo desideri forte, bello, buono, secondo i desideri di Dio, quello cresce. Se tu gli manifesti il sogno che hai su di lui, invece se lo azzanni, lui non crescerà, perché camminerà zoppo, perché l'hai azzannato e polpaccio, gli hai fatto male. Perché guardi la trave, non guardi perché guardi la pagliuzza e non guardi la tua trave. Intanto questo Vangelo fa parte di che cosa? Del rapporto maestro e discepolo, del rapporto dell'inizio della vita ecclesiale del tempo. Infatti l'Evangelista parla di una comunità ecclesiale che era chiamata comunque a correggere, però si accorgeva che queste correzioni non andavano, cioè era un menarsi a vicenda. Allora dice: fermi, fermi tutti. Quindi, ma il primo contesto è soprattutto nel rapporto tra maestro e discepolo. Il maestro nel mondo greco era colui che insegnava e basta. Nel mondo rabbinico invece, nel mondo di Israele, era colui che condivideva la vita con il discepolo. Ma con Gesù invece, il maestro è colui che ispira, che fa sognare, bellissimo. E condivido con voi questa frase straordinaria che dice così: piedi a terra, un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Lo diceva Socrate, che l'insegnamento mediocre racconta quello bravo, sentite bene, l'insegnante mediocre racconta, quello bravo spiega, quello eccellente è colui che dimostra, ma il vero maestro è colui che ispira. Bellissimo. L'insegnante mediocre racconta, racconta, dice. Quello bravo spiega, come sono le cose. Quello eccellente come maestro è colui che dimostra, ma il vero maestro è colui che ispira, che fa sognare, che sprigiona il sogno. E così dovrebbe essere
ognuno di noi, perché ognuno di noi è maestro, ognuno di noi è educatore, dovrebbe ricordarci, dovremmo ricordarci l'infinito che teniamo un po' dentro di noi, un po' nascosto, un po' dietro le piaghe, un po' sotto, un po' coperto con la sabbia o col terreno, Dobbiamo ricordarci l'infinito che c'è dentro di noi e fare di tutto per risvegliarlo. Il Vangelo mette a bando i saccenti, coloro che azzannano. Il maestro vero è colui che lo sogna come non è ora. Ciascuno cresce solo se è sognato. Così facendo, le travi scompariranno e le pagliuzze tolte avranno il profumo dell'amore. Avranno il profumo dell'amore, il profumo di quel Gesù che muore in croce. Ecco, io volevo condividere questo, perché vedete, questo aspetto della del giudizio ci riguarda molto, ci riguarda nei nostri paesini, riguarda le nostre comunità, riguarda i nostri rapporti, il mondo del lavoro. Siamo sempre a giudicare, siamo sempre a giudicare. È una malattia secondo me, è una malattia, sì. Ho trovato questa affermazione che vi ho detto all'inizio, il vero maestro è colui che ispira, è colui che sprigiona il sogno delle persone. Scrive Don Marco: è un uomo maestro di trave e pagliuzza, nato per insegnare a togliere le travi a casa sua. Così facendo diventa esperto nel togliere la pagliuzza in casa altrui, senza per questo apparire saccente o anticipatamente santo. Non è vero, dite la verità. Vedete, questo è un aspetto importantissimo, perché a volte noi non ci accorgiamo, ma col giudizio feriamo, lasciamo dei segni sulle persone. E non è giusto, noi non sappiamo la sensibilità dell'altro. C'è chi riesce a scrollarsi le spalle, ma c'è chi invece ci soffre. Il maestro ti aiuta a comprendere e a mostrarti solidale nei confronti delle mancanze altrui e soprattutto a essere un po' più indulgente con te stesso quando scopri le tue. Bellissimo questo, Ti aiuta a comprendere e a mostrarti solidale nei confronti delle mancanze altrui, soprattutto a essere un po' più indulgente con te stesso quando scopri le tue. È vero. E allora il cristianesimo, il Vangelo, che cos'è? Scrivetevi questa affermazione che è bellissima. Siete pronti a scrivere? Sì o no? Siete pronti? Fatemi vedere qualche sì che siete pronti a scrivere, Perché adesso dico una cosa che io ho trovato per me molto bella, molto intensa. Vediamo un po' se lo trovo. Voglio vedere dei sì. No? Siete pronti a scrivere? Avete preso carta e penna? Vediamo un po'. Vado a vedere qualche sì. Poi ci alziamo e camminiamo un po'. Ma pochi minuti, se no dici padre. L'Italia cosa ha fatto? Ha vinto, mi pare, o no? Vediamo un po', ve lo dico in diretta se l'Italia ha vinto, Vediamo un po'. Vediamo un po' che è successo all'Italia oggi. Italia da record. E quindi è andata bene, Bene, bene. Anche il bollettino dei Covid sta sotto i 1000 casi. Buono, E solo pochi morti, 17. Preghiamo comunque per coloro che soffrono ancora a causa del Covid. E allora arrivo a questa frase che volevo dirvi, che il Vangelo, il cristianesimo, alla luce di questa pagina che abbiamo ascoltato, è un cantiere,
è un cantiere. Che cos'è il cantiere? Il cantiere, l'avete mai visto quando si lavora da qualche parte? Sì o no? Avete visto a quanti cantiere, no? Ci sono chi mastro, gli operai. Il cantiere, il Vangelo è un cantiere, direi che proprio il cristianesimo è un cantiere, cioè dove ci si lavora, dove ci si lavora. Il cristiano, direi, è un fabbro. Saluto Mastro Enrico, perché oggi ho sposato sua figlia, che lui è fabbro, un uomo straordinario, di una bontà unica, di una saggezza straordinaria. E il fabbro cosa fa? Il fabbro mette un po' nel fuoco il ferro, poi man mano lo piega, no? Poi lo leviga, no? E poi ne fa le forme. E noi, siamo un po' come i fabbri nel cantiere di Dio. Perché? Perché vogliamo essere dei fabbri? Perché intanto siamo figli di falegname, non ce lo dimentichiamo mai, siamo figli di un falegname, figlio nel figlio di un falegname. E quella casa era un piccolo cantiere. Ed è vero, brava gente. Significa lavorarsi. E significa che uno è così impegnato a lavorare, perché quando uno lavora su se stesso cambia il mondo. Volete cambiare il mondo? Sì o no? No, questa è, eccola qui è la finale. Volete cambiare il mondo? Sì o no? Volete cambiare il mondo? No, rispondete, volete cambiare il mondo? Sì o no? Se vogliamo cambiare il mondo, abbiamo bisogno di lavorare su noi stessi. E allora sì, cambia tutto. Chi lavora su se stesso, chi cambia se stesso, cambia il mondo. Cambia il mondo. La fabbrica di San Pietro, è così, giusto, chi è Pia? È giusto, Bene, allora andiamo avanti, E terminiamo con questa affermazione. Questo rapporto del non giudicare significa che la nostra vita è un cantiere, come il cristianesimo è un cantiere, come il Vangelo è un cantiere, e in questo cantiere noi siamo i fabbri. Ci lavoriamo per cambiare noi stessi, e indirettamente e anche in maniera incisiva cambiamo il mondo. Bene, allora, brava gente, eccoci qua. Andiamo avanti, il Signore davvero ci sostenga, ci benedica, faccia davvero splendere il suo volto su di voi. Buonasera brava gente, per chi si affaccia domani, oggi, buona giornata brava gente. E vado ai saluti allora, vi ricordo martedì, per chi è nelle vicinanze, sto a Genova, l'ingresso è gratuito, alle 18 vivremo una bella conversazione su San Francesco, e spero di trovare brava gente, no? Se avete degli amici a Genova, diteglielo, chissà che il Signore non ispira, Bene allora, bene. Andiamo ai saluti. Ah, poi mi dicevano molti che non hanno ricevuto la notifica. Io a volte mi si è rotto il cellulare, lo sapete? Sì, abbiamo cambiato, quindi mettete segui e vi arriva la notifica. Vado agli auguri, Il 22 alle 18, quindi ve l'ho detto, a Genova. Poi auguri a Roberto e a Carmela, ogni bene, San Francesco vi sostenga, sia il vostro matrimonio un matrimonio felice. Melina vorrebbe gli auguri per i 47 anni di Biagio e una benedizione per l'onomastico domani del marito Luigi, e ne approfitto per fare gli auguri a tutti i Luigi, anche Luigi sindaco del mio paese, che è mio cugino, mi raccomando Luigi, fai il bravo, sempre regala sempre il sorriso, che è la cosa più bella. Lorella vorrebbe gli auguri per il marito Alfonso, 60 anni, ogni bene, Alfonso, ogni bene. Poi Rossella vorrebbe gli auguri per il marito Alessandro, 71 anni oggi, forte. Teresa vorrebbe gli auguri per il compleanno del figlio Gigi, quindi compleanno oggi, compie 26 anni e domani l'onomastico, Gigi dovrebbe essere Luigi, giusto? Poi saluto davvero ai tanti Luigi che conosco, davvero tantissimi.
poi Teresa con la mamma Valentina, il padre Peppe, il fratello Nicolò e tutta la famiglia, inclusa la bisnonna Vittoria, 95 anni, un abbraccione forte. Vorrebbe gli auguri e una benedizione per Anna Chiara, che ha fatto la prima comunione oggi. Bellissimo, ogni bene, San Francesco vi sostenga. Poi Angela e Nicola vorrebbero gli auguri per il sacramento della confessione della figlia Josephine. È una preghiera, una benedizione, sicuramente. La confessione è una cosa bellissima, perché ci aiuta ad essere umili, ci aiuta a chinarci su noi stessi, non ci aiuta a fare i monologhi, un devoto ha sentito, ma io mi confesso da solo, ed aiuta moltissimo, è un grande atto di umiltà, forti, brava gente, andiamo avanti, Se dimentico qualcosa, lo sapete che dovete fare, ricordatemelo. E adesso vi lascio con queste belle immagini. Buonasera, buonasera. Ecco qui. Brava gente, da dove venite? Noi siamo. Siamo in diretta, Noi siamo innamorate di Assisi perché sono 5 anni. Io 4 anni. Tu 4. Ecco, qua c'è gente, adesso vi faccio vedere. C'è gente innamorata di Assisi, sì, come voi, brava gente. Ecco qua. Per caso, e da allora non abbiamo più mollato questa città. Non avete mollato la presa? No. E tutti gli anni, e siamo arrivati adesso. Stiamo facendo un corso di digiuno e meditazione. Ma che bravi. La Domus. Avanti, forte. Sono per scherzo, 5 anni che veniamo. Ogni bene, una preghiera vicendevole. Sempre. Forte. Grazie. Ecco qua, lei. Salutiamo la brava gente. Buona serata. Buona serata a lei. Eccoci qua allora, ogni bene, brava gente. Buonanotte, per chi si faccia domani mattina, buona giornata.